Yen protagonista indiscusso del Forex, con una violenta discesa in scia al nuovo allentamento monetario da parte della Bank of Japan, che ha annunciato l'intenzione di espandere la base monetaria di 80 trilioni di yen l'anno, rispetto al range tra 60 e 70 trilioni precedente. Il cambio dollaro-yen è così schizzato ai massimi da dicembre 2007, superando quota 114. Nulla di fatto sul fronte tassi da parte della Reserve Bank of Australia. L'istituto guidato da Glenn Stevens ha mantenuto il costo del denaro al 2,5%, prevedendo un ulteriore periodo di stabilità dei tassi. Il dollaro australiano, che viaggia ai minimi a 4 anni rispetto al dollaro USA, è ritenuto dalla RBA ancora sopravvalutato, anche alla luce del calo dei prezzi delle materie prime. La forza della congiuntura statunitense, confermata dal balzo nel terzo trimestre, e l'ottimismo evidenziato dalla Federal Reserve circa le prospettive del mercato del lavoro hanno riacceso il rally del biglietto verde. Il dollar index si è così spinto sui massimi a 5 anni. Finco prevede nel suo nuovo outlook un ulteriore rafforzamento del dollaro rispetto alle altre principali valute. La discesa dei prezzi del petrolio, di cui la Turchia è un importatore netto, dovrebbe agevolare il compito della Banca Centrale Turca nel contrastare l'elevata inflazione. L'Istituto Centrale di Ankara ha confermato i tassi all'8,75%, preannunciando un futuro allentamento monetario alla luce delle attese di un rallentamento della corsa dell'inflazione, che a ottobre risultava pari al 9%. Buongiorno e benvenuti a Forex Time, terza puntata. In diretta dagli studi di Finanza Online TV, per mezz'ora parleremo di mercato Forex, di mercato valutario con trader, analisti e in compagnia di IG, qui rappresentata da Fabio De Cillis. Benvenuto Fabio. Grazie, buongiorno e buongiorno a tutti. Fabio mi dà l'opportunità di ricordare che più tardi avremo la sezione Forex per chi inizia, nella quale risponderemo ad alcune domande di chi si avvicina al trading e al Forex. Vi ricordo gli indirizzi a cui potete scrivere via email a forextime@finanzaonline.com, via Twitter a @_forextime. Abbiamo visto nei titoli cosa è successo sui mercati nell'ultima settimana. L'evento più importante è stato in assoluto la decisione della Bank of Japan di aumentare la quota a disposizione per l'acquisto di asset ogni anno di 10-20 mila miliardi di yen, una decisione che ha sorpreso i mercati e che adesso, come in una partita di poker, lascia la decisione in mano alla BCE. Per parlarne e approfondirne ci colleghiamo con la sala operativa di IG a Milano, dove ci attende Vincenzo Longo. Vincenzo? Buongiorno a tutti. Ciao Vincenzo. Allora, diciamo, c'è stata la Bank of Japan ha sparigliato le carte, lo ha fatto dopo che la Federal Reserve ha abbandonato, diciamo, la mano del quantitative easing 3. Ora tocca alla BCE decidere cosa fare. Draghi ha un'ottima opportunità forse per affondare definitivamente l'euro, cosa che farebbe piacere in termini di export per l'economia europea in gravi difficoltà. Beh, dunque, in realtà nel meeting di domani non ci aspettiamo nessuna variazione di rilievo alla politica monetaria della Banca Centrale Europea. Più che altro Draghi dovrà convincere con le parole il mercato che sarà pronto e determinato a portare avanti un piano di quantitative easing, come accennavate voi, di più larga scala nel corso dei prossimi meeting, magari proprio a partire dal mese di dicembre. È questo che il mercato vuole. Se Draghi domani dovesse soffermarsi troppo sulle potenzialità delle misure invece già attuate e decise a settembre scorso, probabilmente la reazione sui mercati sarà abbastanza negativa e sull'euro potremmo assistere a delle forti ricoperture di posizioni corte attualmente in essere, quindi forti spike al rialzo. Staremo comunque a vedere, ripeto, per domani non sono attese misure di rilievo su questi temi di quantitative easing e sarà importante monitorare nelle parole di Draghi ogni riferimento che verrà fatto invece anche al programma di acquisto di corporate bond, su cui si era parlato molto nel corso delle ultime settimane. Staremo un pochino a vedere. Per adesso, ripeto, l'euro ce l'aspettiamo in timido recupero su un eventuale nulla di fatto domani della BCE e poi un percorso riprenderà probabilmente già a partire da dicembre, un percorso ribassista che lo porterà verso nuovi minimi sia nei confronti del dollaro sia nei confronti di tutte le altre valute mondiali.
Quindi diciamo anche la Federal Reserve non ha da preoccuparsi per un eccessivo rafforzamento del dollaro alla fine, non ci saranno conseguenze in termini magari di rimandare nel futuro quello che è il taglio di l'aumento dei tassi di interesse atteso nel corso del 2015. Dunque, in realtà nel meeting di ottobre non è emerso nulla sul fronte timori appunto per un forte apprezzamento del dollaro nei confronti di tutte le altre valute mondiali, però abbiamo visto ieri nei dati della bilancia commerciale relativi al mese di settembre che in realtà il dollaro forte a settembre ha avuto un certo impatto sulle esportazioni degli Stati Uniti, quindi attenzione perché i primi dati consuntivi mostrano un po' gli effetti di quel rafforzamento del biglietto verde degli ultimi due mesi, quindi verosimilmente potremmo vedere alcuni governatori nei vari meeting che ci saranno da qui alle prossime settimane parlare proprio del dollaro forte e questo dovrebbe favorire, come dicevamo, un certo indebolimento del dollaro, quindi sull'euro-dollaro a sostegno della tesi che abbiamo appena sostenuto di un eventuale rialzo di questo cross potrebbe essere favorito anche da questi commenti diciamo un po' più aggressivi da parte dei membri della Fed sul possibile ruolo forte del dollaro. Per adesso non costituisce un timore a quanto pare, però a nostro avviso potrebbe esserlo da qui ai prossimi mesi quando poi si avvicinerà sempre di più il momento di alzare i tassi di interesse. Possiamo fare anche un accenno all'appuntamento di venerdì con il mercato del lavoro americano, uno dei parametri che la Fed segue di più nelle sue decisioni. Assolutamente sì, dopo il meeting di ottobre è ormai chiaro e palese agli investitori che ogni dato macro statunitense positivo, migliore delle attese, sarà un'occasione per acquistare dollari. I dati in linea con le attese o leggermente sotto saranno invece un'occasione per vendere valuta statunitense. Questa è l'impressione di massima che dovrebbe dominare il mercato da qui ai prossimi mesi. Su questo fronte, venerdì abbiamo i dati sul mercato del lavoro, particolarmente sentiti dalla stessa Yellen. Attenzione perché all'interno del dato generale che mostra la crescita dei nuovi salari e dei settori non agricoli andremo a vedere la crescita dei salari, quindi la crescita in termini diciamo di salari, quindi di payrolls che mostrerà appunto il report di venerdì, quindi si guarda molto allo stipendio, nel senso che per adesso i timori inflattivi vengono abbastanza tenuti bassi dalla scarsa crescita degli stipendi negli Stati Uniti e questo rimane un fattore strategico per la stessa Yellen per decidere poi l'eventuale timing sul rialzo dei tassi, quindi al di là del dato sui non farm payrolls andremo a guardare la crescita media dei salari nell'ultimo anno per vedere se inizia ad avvicinarsi a quel target proposto dalla Federal Reserve. Il quarto attore a questo tavolo della partita tra le banche centrali è rimasto silente ultimamente, la Bank of England, che qualche mese fa diciamo, era accreditata di essere la prima a poter alzare i tassi di interesse. E ora la situazione com'è in Gran Bretagna? Gli ultimi dati macro sono tornati un attimino a portare delle schiarite sull'economia britannica dopo una fase di incertezza che ha attraversato tra luglio, agosto e settembre. L'impressione di massima è che la crescita sarà solida questo anno, 2014, però la Bank of England potrebbe decidere, prima di alzare i tassi di interesse, aspettare le elezioni politiche che si terranno a maggio del 2015. Questo è un elemento chiave per la decisione, probabilmente, di politica monetaria della banca centrale guidata da Mark Carney, quindi l'impressione di massima è che verosimilmente un rialzo dei tassi potremmo vederlo da maggio-giugno, quindi in quelle occasioni quando ci saranno messe da parte diciamo, l'eventuale incertezza politica dovuta alle elezioni che ci saranno proprio a maggio prossimo. A nostro avviso in questo momento rimane comunque una delle prime possibili banche centrali ad alzare i tassi di interesse, staremo un pochino a vedere perché in questo quadro decisivo, decisionale per la Bank of England dipenderà molto anche le scelte che farà la BCE, dato che le due aree sono molto attigue e quindi ci sono forti interessi economici tra le due aree geografiche. Benissimo, direi che abbiamo coperto un po' tutti i temi, ti ringraziamo Vincenzo, ci sentiamo nelle prossime settimane. Grazie a voi. Dovremmo ora vedere la grafica dei principali appuntamenti macroeconomici che potrebbero interessare il mercato Forex nel corso dei prossimi 7 giorni. Abbiamo parlato già di BCE che si riunirà giovedì e non ci sono attese di cambiamenti, di Bank of England che si riunirà anche giovedì,
Ricordiamo poi l'importante dato sul mercato del lavoro americano. Longo ci ha detto di stare particolarmente attenti a quelli che sono i salari. Il dato che di solito viene guardato più comunemente, la creazione di posti di lavoro nei settori non agricoli, è previsto scendere a 228.000 da 248.000 con un 5,9% di disoccupazione. Infine verranno pubblicate le minute della riunione della Bank of Japan, che ricordiamo ha preso la sua decisione di aumentare la disponibilità per l'acquisto di asset con una stretta maggioranza di 5 a 4. Parliamone ora con i trader. Dovremo avere in collegamento Luca Luongo e Antonello Rendina. Benvenuti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, Luca, una domanda non prevista. Kuroda, okay. Ti ha sorpreso? La Bank of Japan ti ha sorpreso con la sua mossa? Beh, sorpreso sì, per il semplice fatto che nessuno si aspettava questa reazione da parte poi dello yen. Aumentando il quantitative easing dalla banca giapponese ha fatto sì che i mercati, specialmente l'euro, specialmente il dollaro e la sterlina, a livelli molto alti. Infatti una delle valute con cui ho fatto trading in quel periodo, ovvero la scorsa settimana da giovedì, quando sono usciti i dati, sono stati principalmente su euro-yen. Perciò sì, mi ha veramente stupito e la reazione del mercato è stata veramente, veramente grandiosa, perché ha fatto un excursus di PIP e di guadagno per chi fosse entrato veramente notevole. Quindi hai operato su euro-yen principalmente o hai seguito anche altre valute, altri cambi? Guarda, ho tradato sia su euro-yen sono entrato sul massimo relativo precedente a 141.213 e lì ho cavalcato ovviamente l'euforia del mercato, e poi ho fatto trading anche su euro-CAD per due motivi. La prima è la configurazione grafica che si è venuta a creare tra giovedì e venerdì della scorsa settimana, creando un bel doppio minimo, essendo poi il grafico impostato in una fase laterale. Perciò lunedì sono entrato sul massimo della candela di venerdì ed ho cominciato a guadagnare fin quando non siamo andati a toccare la resistenza sempre del nostro canale in fase laterale a 1,43,60. Benissimo, lo stavamo vedendo graficamente. Okay. Passiamo ora ad Antonello. Stessa domanda per te, come l'hai presa la decisione di Kuroda? Ma io mi permetto di rispondere in maniera un po' polemica, nel senso che ormai questi interventi delle varie banche centrali del mondo non stupiscono più, nel senso che ormai l'unica metodologia per tentare di sostenere le economie dei vari paesi è quella di iniettare liquidità, quantitative easing e altre varie strutture di politica monetaria. È chiaro che però questo modus operandi fa soltanto modo di recuperare, comprare del tempo, ecco, nella speranza che poi i governi riescano a strutturare delle manovre e dei contesti per rifare ripartire l'economia. Quindi sorpresa da questo punto di vista nessuna. È chiaro che poi il mercato va a nozze con questo tipo di notizie e di manovre di politica monetaria. Nello specifico abbiamo visto chiaramente lo yen indebolirsi contro praticamente quasi tutte le valute, e dall'altra parte una grossa forza dell'altra moneta importantissima, che è il dollaro, per quelle che sono state appunto le notizie relative alle elezioni di mid term enunciate appunto ieri, che daranno forza ulteriore appunto al governo americano. Tu come ti sei mosso? Detto questo, io ho fatto piccolissime operazioni sull'euro-dollaro su time frame più ristretti, nello specifico orario, perché appunto è stato il time frame che mi ha permesso nelle ultime sedute qualche spunto diciamo speculativo. Nello specifico, nella giornata del 3 novembre, nel pomeriggio, si è andata a rompere una resistenza creata nelle ore precedenti in area 1,2510 circa, che mi ha permesso questo semplice ingresso e mi ha permesso di sfruttare questo timido rimbalzo che è avvenuto nella giornata di ieri fino ad area 1,2577 sì. Circa. Sì, lo stiamo vedendo. Il quale poi appunto ha comunque riemesso il trend nel canale, nel trend principale, che appunto è inevitabilmente ribassista.
questo euro dollaro ormai tende a sviluppare piccoli rimbalzi, piccoli segnali di rimbalzo e poi comunque proseguire nel suo trend ribassista. È chiaro che c'è anche adesso attesa per quello che saranno appunto le decisioni e comunque le divulgazioni di notizie di domani con la riunione della BCE. Ci si aspetta un tentativo di rimbalzo un po' più corposo per quello che sarà eventualmente un nulla di fatto da parte di Draghi e il suo staff. Quindi insomma staremo a vedere. A livello tecnico io direi che potrebbe essere interessante a questo punto monitorare i minimi della settimana scorsa in area 1, 24 e 40. Benissimo. Continuiamo con te Antonello, ma lanciamo prima la sfida. Avrete 45 secondi per ogni risposta di tempo, mi raccomando siate molto operativi e cercate di stare nei tempi. Vediamo la sfida. Antonello, dicevamo dollaro australiano, dollaro americano. La Reserve Bank of Australia, sebbene il dollaro australiano sia sceso un pochettino, diciamo, lo vorrebbe ancora più debole. Tu come ti muoveresti su questo cross? In effetti è quello che sta accadendo. Io direi che l'impostazione tecnica di questo cross è inevitabilmente ribassista. Attenzione perché però il mercato spesso tende a rompere i supporti o le resistenze e cercare di dare segnali fuorvianti. A questo punto però il segnale della rottura del supporto in area 0,3650 mi sembra evidentemente in maniera chiara e ben definita rotta, quindi a questo punto io credo che potremmo puntare perlomeno al primo supporto psicologico di area 0,85. Ecco, la violenza e la volatilità è molto interessante e presumo che gli 0,85 nelle prossime sedute potrebbero essere un target interessante da raggiungere. Perfetto Antonello, grazie mille. Luca, tu invece come ti muoveresti su questo cross? Guarda, do ragione al mio collega, siamo in un trend ovviamente ribassista come si vede, ha ripreso un attimo di respiro questo cross circa qualche mese fa mettendosi in fase laterale e oggi come possiamo vedere sta rompendo il supporto del nostro canale a 0,86,50. Anche secondo me il target che si può raggiungere con questo cross è 0,85, perciò non dobbiamo fare altro che aspettare e vedere anche come si muove di conseguenza anche il dollaro, ovviamente. Quindi entreresti su un eventuale pullback o secondo te si andrà direttamente a 0,85? Guarda, io aspetterei la chiusura di oggi e di domani. Se questo avvenisse al di sotto del nostro supporto, beh, entrerei short senza alcun problema. Però io aspetterei sia oggi che domani per vedere un po' come si comporta il mercato ed il prezzo su questo cross. Allora, Luca, vediamo ora il dollaro americano contro lo yen. È chiarissimo, esatto, dal grafico quello che è successo. Direi che è veramente chiaro. Vediamo il picco a 114. Perfetto, come hai detto te giustamente, il dollaro si è rinforzato dopo le notizie macroeconomiche che sono uscite la scorsa settimana. Anche in questo caso io aspetterei un ritracciamento prima di entrare, perché con l'RSI siamo in zona ipercomprato, perciò un ritracciamento me l'aspetterei almeno del 50%. Aspetterei la chiusura del gap che si è venuta a creare ad inizio settimana e poi tenterei un ingresso long fino, perché no, ad arrivare alla resistenza di 124-172, visto che negli ultimi giorni ha avuto un guadagno di circa 500-1000 pip. Antonello, tu come ti muoveresti invece sul... In questo caso anche sono d'accordo col collega Luca, praticamente monitoriamo questo gap che si è sviluppato nelle sedute precedenti, che appunto è compreso tra 112,30 e 112,66, e con un primo riassorbimento, quindi un primo pullback potrebbe essere visionato e atteso in questa zona qua. Io presumo che comunque è chiaro e ben definito che ci sia volontà di salire su questo cross, quindi sfruttiamo le occasioni di pullback e di ribasso per tentare posizionamenti long. Assolutamente non mettiamoci contro, perché è chiaro e
ben impostato appunto il trend rialzista anche per il proseguio delle settimane a venire. Cioè, mai andare contro le banche centrali è una regola nota a chi fa trading. Spostiamoci ora, Antonello, sul cambio tra euro e lira turca. La banca centrale turca vorrebbe alzare i tassi di interesse, allentare i tassi di interesse per aiutare l'economia, tuttavia l'inflazione è un problema in Turchia. Vediamo graficamente e come opereresti su questo cross, euro-lira turca. In effetti l'inflazione è proprio il tallone d'Achille della Turchia, questo è infatti nominata proprio nuova lira turca. Tecnicamente anche qui stiamo assistendo a un piccolo rimbalzo tecnico su un supporto toccato a 2,75-50 circa. Sul breve medio io non riesco a vedere grandi possibilità di risalita, perché appunto continuiamo a sviluppare e a creare minimi crescenti. Potremmo però attendere la chiusura della giornata di oggi, e io mi permetterei di tentare questo suggerimento: se riusciamo a sostenere la chiusura di oggi sopra i 2,79,80 circa, potremmo aspettarci un rimbalzo nelle prossime sedute perlomeno in area 2,82,30 dell'euro lira turca. In caso contrario, attenzione al primo supporto di 2,77,65. Benissimo, grazie. Grazie Antonello. Ora tocca a te, Luca, sempre sull'euro lira turca. Ok, non è un cross su cui faccio trading sempre. Anch'io vedo una fase di lateralità su questo cross di valute. Ovviamente il supporto del nostro canale, per come l'ho impostato io, è a 2,79,50. Io mi aspetto un rimbalzo come già avvenuto in precedenti casi, come ad esempio è avvenuto l'8 settembre, perciò se chiude al di sopra del 2,80, ok, potrebbero esserci possibilità long per andare a toccare di nuovo la resistenza del canale a 2,92,44. Perciò è un cross da monitorare, visto che anche gli indicatori dicono la stessa identica cosa: RSI che si sta allontanando dalla zona di pervenduto e MACD che sta volgendo piano piano in terreno positivo. Perciò cosa mi aspetto? Mi aspetto un trade ovviamente long. Grazie mille Luca, vi ringraziamo entrambi, Antonello e Luca, vi diamo appuntamento nelle prossime settimane se vorrete ancora essere con noi. Grazie okay. Ancora. Arrivederci, buon Forex a tutti. Arrivederci a tutti, ciao. Torniamo in studio, torniamo a noi, Fabio. Abbiamo visto le opinioni dei trader, vediamo le opinioni dei clienti di IG e vediamo se c'è qualche figura grafica che è scattata interessante su sì. Questi cambi. Sì, una cosa interessante che stavo notando come segnale di trading che abbiamo disponibili in piattaforma, abbiamo due segnali sui cross che sono stati esaminati dai trader, abbiamo sentito poc'anzi, esattamente contrapposti come idea di trading a quello che i trader hanno detto. Parliamo ovviamente di un'operatività molto più breve, prendiamo ad esempio, c'è un segnale che di vendita sul dollaro yen che è stato attivato questa mattina, per cui sebbene il trend in questo caso sia ovviamente rialzista, come si evince in maniera assolutamente netta dal grafico, nel momento in cui il mercato dovesse questo mercato dovesse cedere un po', per cui dovesse cominciare a ritracciare un pochettino, ci si può aspettare alla rottura di 113,78 un'accelerazione almeno di una cinquantina di pip fino a riprendere i minimi di questo movimento che abbiamo visto nell'ultimo periodo fino a 113,23. Quindi è un movimento, un'operazione eventualmente contro trend che non piace molto generalmente, si fa sempre fatica, e questo è assolutamente corretto, ad andare contro trend, però un'operazione piccola con un time frame basso di questo genere potrebbe essere interessante da sfruttare. Ecco. Senti, secondo te i clienti, questo sentiment, ci sta indicando una view di brevissimo termine o guardano più in là rispetto per esempio a quelle che sono state le indicazioni di Antonello e di Luca? Ma allora, innanzitutto vediamo qual è il sentiment su questo cross. Nel caso di dollaro yen, che è il cross di cui stiamo parlando, abbiamo un sentiment
dove il 57% dei trader è posizionato long, quindi a favore di dollaro rispetto allo yen. Tra l'altro questa posizione è stata, si è visto un rafforzamento di questa posizione nell'ultimo periodo, perché se vediamo a inizio mese, quindi pochissimi giorni fa, avevamo un sostanziale equilibrio, no? 50% long e 50% short, c'è stata poi un'evoluzione, un crescendo dei posizionamenti long, al momento ci troviamo col 57% long e potrebbe, vista la tendenza, accelerare ancora questo dato, insomma. Va bene, vediamo ora le domande di chi inizia ad avvicinarsi al trading nella sezione Il Forex per chi inizia. Allora, la domanda è di Stefano Davarese, che vuole sapere se l'RSI è un indicatore valido anche per il mercato Forex. Direi quindi di spiegare bene cos'è e come funziona. Sì, naturalmente. Beh, anzitutto è un indicatore assolutamente valido anche nel caso di mercato Forex. Abbiamo sentito, tra l'altro, i trader prima hanno fatto proprio riferimento all'RSI, che è l'indice di forza relativa. Per cui alla prima domanda la risposta è sì. Che cos'è? L'RSI è un indicatore, anzi un oscillatore, ed è l'indice di forza relativa, quindi sostanzialmente va a segnalare la forza del trend in atto. È un oscillatore per cui si muove come una sinusoide all'interno di un range definito che va tra 0 e 100, per cui si muove sempre all'interno di questo campo. Quanto più l'indice è verso la parte alta, verosimilmente sopra il valore di 70, possiamo dire che il mercato è in situazione di ipercomprato. Al contrario, nel momento in cui l'RSI dovesse trovarsi al di sotto del valore di 30, si definisce quella situazione come situazione di ipervenduto. Ora, è lecito, e i libri di analisi tecnica insegnano questo, attendersi nel momento in cui ci si trova in una fase di ipercomprato, attendersi una correzione del mercato, quindi di lì in avanti ci possiamo aspettare una discesa, una correzione dei prezzi. Al contrario, nel momento in cui ci dovessimo trovare in una situazione di ipervenduto, quindi sotto i 30, lo ricordiamo, ci possiamo attendere un rimbalzo del mercato. Non sempre è così, quantomeno è utile utilizzare queste indicazioni più che come segnali di trading, piuttosto come dei campanelli di allarme per evitare di posizionarsi contro quello che il mercato potrebbe fare in determinate fasi. Cioè, andiamo ad identificare i momenti in cui il mercato è molto forte, quindi stiamo attenti, e al contrario, momenti in cui il mercato è molto debole, per cui stiamo attenti a posizionarci long o short, insomma, in quelle fasi lì. Possiamo vedere un esempio che si sta facendo tardi, diciamo, però direi che è utile vederlo velocemente. Qui abbiamo questo è un grafico di euro sterlina a 4 ore, quindi con un time frame di discreto respiro. Qua sotto ho messo un RSI classico a 14 periodi. Vediamo, partendo da sinistra, qui c'è una prima situazione evidenziata in rosso di ipercomprato. E se vediamo il grafico dei prezzi, da questo momento in avanti poi tende a correggere. Situazione qui sotto, verde, ipervenduto. Da qui il mercato fa un piccolo movimento rialzista. Stessa cosa qui, esattamente, casualmente, sui massimi di questo periodo, il mercato va in ipercomprato, dopodiché comincia a ritracciare. E l'ultimo, qui sotto, abbiamo una situazione di ipervenduto a seguito della quale il mercato comincia a rimbalzare. Quindi direi che in questo caso abbiamo proprio un RSI che funziona da manuale. Non sempre naturalmente vediamo questo sui grafici, però è sicuramente un indicatore utile da tenere. Esatto, e ribadiamo l'avvertenza che è un indicatore che però non dà dei segnali, è un campanello di allarme. Direi di sì, va usato in combinazione con altri strumenti. Benissimo, ringraziamo Fabio, gli diamo appuntamento alle prossime settimane. A me rimane da ricordare l'indirizzo email a cui potete scrivere le vostre domande, forextime@finanzaonline.com o via Twitter all'indirizzo @forextime. Grazie ancora Fabio, l'appuntamento è per mercoledì prossimo alle ore 11 con Forex Time. Buon Forex a tutti.